Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Con questo video chiariamo quella che è la procedura concorsuale per titoli ed esami per la copertura di 33 posti di dirigente psicologo, disciplina psicologia clinica del concorso indetto nel maggio 2019 per le esigenze dei consultori e le ulteriori necessità delle ASL Roma 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Questa iniziativa di chiarificazione la faremo assieme al dottor Federico Conte, presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, e il dottor Federico Zanon, dirigente psicologo della ASL 3 Venezia e vicepresidente ENPAP, che è qui con noi come collega a titolo personale che ha sostenuto con successo diversi concorsi da dirigente psicologo, entrandovi in graduatoria. Quindi buonasera a voi. Buonasera. Allora, vi proporremo una decina di domande che sono giunte ricorrentemente in Ordine Psicologi Lazio, appunto per fare chiarezza ai colleghi, anticipando che poi questo video ovviamente dà una visione più allargata, ma quando verrà diffuso su pagina web allegheremo un documento molto più strutturato con tutti i riferimenti. Procediamo spediti. La prima questione che certamente è arrivata con maggiore frequenza riguarda la procedura concorsuale per titoli d'esami per questo concorso. Chiede: deve essere sospesa in ragione della situazione emergenziale sussistente? Quindi i colleghi appunto chiedono, a fronte di questa emergenza, delle varie restrizioni, deve essere sospesa la procedura concorsuale o meno? Federico, prego. Ok, grazie Nicola. Allora, no, la procedura non deve essere sospesa, non c'è alcun obbligo di legge che preveda la sospensione, anzi il DPCM del 3 novembre 2020 ha specificato che vengono sospese le procedure concorsuali, ma non quelle per il personale sanitario e quindi di fatto diciamo non c'è alcuna sospensione. Ok. Anche perché questo è un momento in cui servono, diciamo, serve personale nelle ASL, e forse su questo Federico Zanon, che conosce meglio la situazione. Questo è chiaro il razionale della norma, nel senso che sono sospesi tutti i concorsi, tranne quelli del sistema sanitario nazionale, perché in questo momento, in una fase di pandemia, è ovvio e normale che il sistema sanitario nazionale debba essere rinforzato, in particolare rinforzato delle figure mediche, infermieristiche, di addetti all'assistenza, che sono cioè la colonna vertebrale delle funzioni sanitarie in una pandemia, ma il personale psicologico che tiene in piedi una serie di servizi territoriali e interviene anche nell'ambito dell'assistenza per l'emergenza Covid, inevitabilmente va coinvolto nella integrazione delle ASL, quindi il razionale di norma è assolutamente chiaro, non è neanche necessario spiegarlo. Esatto. Concorsi sanitari si fanno per rinforzare il sistema sanitario in questo momento. Dopodiché è chiaro che la ASL ha comunque titolo eventualmente a sospenderlo, però non lo deve sospendere. Potrebbe anche essere che la prossima settimana, visto l'aumento, la recrudescenza, eccetera, eccetera, potrebbe anche decidere di sospenderlo e rinviarlo. Però, come dire, non lo deve fare, ma lo può chiaramente fare. Insomma, noi ovviamente daremo subito la notizia qualora questo dovesse verificarsi. Perfetto, mi date il link per la seconda domanda. In effetti, in cui viene ricorrentemente chiesto: è legittima la scelta della ASL Roma 2 di non procedere allo svolgimento delle prove selettive? Ecco, allora su questo cioè, basta leggere proprio il bando dove c'è proprio scritto che nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 10, a 200, l'azienda potrà procedere allo svolgimento di una prova preselettiva. Questo potrà, come dire, indica una possibilità, ma anche in questo caso non è un dovere da parte della ASL. E in questo senso io ci terrei a inquadrare, a dare qualcosa in più, diciamo, di questa semplice domanda e a inquadrare la questione. Questo è un bando che riguarda 33 persone in prima battuta, ma poi si creerà una lista, un elenco, diciamo, di soggetti che saranno ritenuti idonei qualora superino le prove.
Ovviamente le prove preselettiva sui 4.100 e rotti, diciamo, che hanno fatto la richiesta e che sono risultati idonei, come dire, taglierebbe fuori 3.900, quindi entrerebbero fino al 200esimo. A quel punto che cosa succede? Che quei 200 andrebbero a fare le prove scritte. È realistico immaginare che non tutti quanti supereranno le prove e quindi a quel punto il numero si ridurrà ulteriormente. Ora che cosa succede? Che questo significa che i primi 33 prenderanno sicuramente servizio, ma questa lista diventerà una lista molto corta. Diciamo che il 50% verrà bocciato, facciamo così. Allora, su 100 persone, 33 prendono servizio e rimane una lista di 67 nominativi. Ora, il fabbisogno nel Lazio solo per i consultori, e questo bando non riguarda solo i consultori, cioè il dirigente psicologo, diciamo, può essere chiamato a lavorare in qualunque tipo di servizio. Il fabbisogno stimato dalla Regione Lazio solo per i consultori è di 248. Questo che cosa vuol dire? Che se si inserisce la prova preselettiva, è evidente che l'eventuale lista che si dovesse venire a creare non assorbirebbe nel corso come dire, degli anni successivi il numero di richieste necessarie da parte delle altre ASL. E per di più, questo, correggimi Fede se sbaglio, nel momento in cui si viene a creare questa lista, le liste durano 3 anni, e questa lista però può essere prorogata, per cui anche negli anni successivi si può eventualmente attingere da quell'elenco. Io credo che il fabbisogno è una valutazione, diciamo, personale a occhio e croce, quindi non va presa come. Però il fabbisogno della regione sia intorno ai 4-500. Quindi, diciamo, togliere la prova preselettiva è un elemento Certo. qualificante del concorso, non è, come dire, una modifica che è una modifica che va a vantaggio di chi farà questo concorso. Sì, Nicola, la prima domanda era se l'ASL può sospendere le prove o cioè, l'ASL può sempre sospendere le prove o posticiparle anche il giorno prima, nel senso che è facoltà dell'ASL se non ha la certezza di avere i criteri di sicurezza o qualsiasi altra cosa, può sempre sospendere o posticipare le prove di un concorso anche a cose ordinarie. Basta che metta l'avviso sul proprio sito, quindi questa è sempre facoltà dell'ASL. Rispetto alla questione della graduatoria, cioè la graduatoria per qualsiasi concorso pubblico, sanitario o non sanitario, è sempre uso fare una graduatoria. Questo perché i 33 posti messi a concorso, quelli sono i vincitori e quelli acquisiscono un diritto soggettivo ad essere assunti. Ma è abitudine di qualsiasi ASL, di qualsiasi pubblica amministrazione fare una graduatoria più lunga, quelli che vengono dopo si chiamano idonei e questi hanno superato la prova di concorso, ma non hanno il diritto soggettivo ad essere assunti, però possono essere assunti per i 3 anni successivi, perché le graduatorie a norma di legge durano ordinariamente 3 anni. Quindi queste graduatorie hanno una importanza fondamentale. Non ho mai vinto un concorso, sono sempre stato in graduatoria nei concorsi, sono stato in graduatoria in tanti concorsi, ho ricevuto decine di chiamate dalle ASL, alcune le ho rifiutate, altre le ho accettate e sono stato assunto. Non sono mai stato assunto come vincitore di concorso, sempre come idoneo. Questo per dare l'idea del valore della partecipazione ad un concorso e di superare le 3 prove e almeno arrivare in fondo, perché poi sei in graduatoria. E quando sei in graduatoria, in una, due, tre graduatorie, prima o poi da qualche parte ti chiamano. Federico Certo. Conte diceva la proroga della durata delle graduatorie. Allora, negli ultimi 10 anni le proroghe sono state la regola, nel senso che le graduatorie non sono mai durate 3 anni, sono sempre durate di più. Io sono stato assunto da una graduatoria prorogata dalle varie leggi di bilancio da 9 anni. Quindi sono stato chiamato e assunto a distanza di 9 anni da un concorso svolto. Ora, le ultime leggi di bilancio
hanno ripetuto il concetto che bisognava riaccorciare le graduatorie e riportarle alla loro durata naturale di 3 anni, per cui progressivamente sono state riportate a 3 anni. Oggi la norma dice che la graduatoria dura tassativamente 3 anni, però io credo che con questa situazione della pandemia e col fatto che i concorsi non sono stati fatti, che le pubbliche amministrazioni e lo Stato avranno davanti 2 alternative, prorogare le graduatorie e la loro durata o fare nuovi concorsi appena possibile. I nuovi concorsi per tutte le pubbliche amministrazioni sono stati, come dire, sospesi e quindi secondo me prorogheranno le graduatorie a fine anno. Per le aziende sanitarie, in ogni caso, la direttrice secondo me sarà che faranno meno concorsi ma con graduatorie più lunghe, come probabilmente sarà questo caso, perché questo caso qua probabilmente hanno tolto la preselettiva proprio per poter allungare la graduatoria in modo da avere una graduatoria molto più lunga dei 33 posti e riuscire nei prossimi anni a coprire il fabbisogno delle ASA senza rifare il concorso. Sì. Anche perché fare un concorso sembra una stupidaggine per chi lo guarda da fuori, ma significa tirare in piedi una macchina allucinante con una serie di difficoltà, di costi, fra cui non ultimo reperire la commissione valutatrice, perché i commissari, che sono direttori di unità complessa, cioè non hanno nessun interesse a partecipare alla commissione di concorso. Non è che ricevono denaro in più o vantaggi in più per il fatto di essere commissari. Anzi, è una, passatemi il francesismo, una rottura di scatole per un direttore di unità operativa complessa lasciare il proprio incarico temporaneamente per andare a svolgere un concorso, esponendosi a rischi anche legali, perché nel momento in cui fanno un concorso, chiaro che tirano in mezzo anche i commissari, per ricevere un compenso che credo, adesso vado a memoria, credo sia di 250 euro onnicomprensivo. Vuol dire che se uno sta in ballo 10-15 giorni, che per un concorso di queste dimensioni secondo me non bastano neanche, cioè guadagna molto meno di quello che guadagnerebbe andando a svolgere il suo ordinario lavoro. Chiaro. Quindi ecco, ci sono tutti questi elementi. Quindi per riformulare la risposta, se è legittima o meno la scelta della ASL Roma 2 di non procedere, sì, è legittima e vi è una ratio di allungare realisticamente la graduatoria e forse anche innalzare la qualità media, come si diceva. Procediamo con le altre domande in maniera spedita. La terza domanda che è ricorrentemente arrivata è: i candidati, fra virgolette, portatori di handicap con invalidità uguale o superiore all'80%, dispensati dalla prova preselettiva, sono discriminati dalla scelta della ASL Roma 2 di non indire la prova selettiva, preselettiva? Esatto, il virgolettato è proprio quello del bando che prevedeva, esatto, per questa categoria la possibilità di non partecipare alla prova preselettiva. E chiaramente la risposta è no, nel senso che non c'è una discriminazione nei confronti di nessuno dei candidati, perché di fatto vengono tutti quanti ammessi alla prima prova, quindi diciamo questo è molto lineare, ecco. Ok, allora passiamo subito alla quarta domanda. È legittima la scelta della ASL Roma 2 di modificare la modalità di svolgimento della prova scritta originariamente prevista nel bando? Ecco, allora, qui c'è un riferimento proprio di norma e prevede la possibilità da parte, diciamo, della pubblica amministrazione che procede al concorso di utilizzare delle modalità semplificate, e queste modalità semplificate possono essere anche lo svolgimento di prove scritte attraverso, addirittura la norma dice, un'unica prova, cioè quindi sostituire le 3 prove per esempio con un'unica prova, eventualmente anche mediante ricorso a domande con risposta a scelta multipla. Chiaramente in questo caso hanno mantenuto le 3 prove, quindi anche il colloquio finale, eccetera, eccetera, però il concetto qual è? Che hanno semplicemente modificato la prima prova, che tra l'altro era previsto potesse essere con domande a risposta sintetica, l'hanno messa a risposta multipla. Quindi anche in questo caso, diciamo, c'è piena legittimità, anche se il bando è scritto in una forma diversa, perché fanno riferimento a questa possibilità normativa. Benissimo. Altra domanda che giunge ricorrentemente agli uffici: su quali argomenti verterà la prova scritta? Ecco, la risposta è la disciplina del concorso, quindi l'oggetto è la disciplina messa a concorso, che è la psicologia clinica. Allora uno dice: ma psicologia clinica che cosa? Ovviamente è molto ampio e molto vasto,
Questo adesso do la parola a Federico. Insomma, il concetto qual è? È che, ad esempio, anche se il bando è per i consultori, come dicevamo prima, non è detto che poi, come dire, colui che risulterà in graduatoria andrà per forza a lavorare dentro al consultorio, perché potrebbe essere preso in altri servizi. Quindi, chiaramente, quello che stanno cercando di verificare è una conoscenza ampia dell'ambito della psicologia clinica per poi poter adattare le persone nei diversi contesti lavorativi. Io su questo chiederei proprio a Federico Zanò perché, insomma, Sì. avendone fatti parecchi, che è il motivo per cui, insomma, gli abbiamo chiesto di partecipare, può riportare magari qualcosa della sua esperienza. Sì, in generale i concorsi, le prove di concorso possono essere di due tipi, o generali riferite al ruolo di dirigente psicologo, oppure se si prevede che il dirigente vada ad operare in un servizio ben preciso, viene specificato nel bando e quindi a seconda che ci sia la specifica o meno, il candidato si dovrà preparare in modo generale oppure anche, quindi non in alternativa, quindi anche specificamente sul singolo servizio. Io ho partecipato a concorsi generali dove mi sono preparato su tutto ciò che può fare un dirigente psicologo dentro uno e qualsiasi servizio ASL e ho partecipato a concorsi specifici, ma per dire, poi non è vincolante. Per esempio, l'attività, l'incarico che ho adesso, l'assunzione che ho avuto adesso, deriva da un concorso per un'azienda ospedaliera, per il centro malattie rare. Io avevo un'esperienza su quello, per cui ho partecipato al concorso e le domande erano relative al centro per le malattie rare. Non soltanto di clinica. Per esempio, io ricordo una domanda che suonava più o meno i diritti normativi e sociali e clinici e sanitari, quindi i diritti in senso ampio del portatore di malattia rara. E poi c'erano altre domande, sempre in questo concorso, relative a patologie che però non erano malattia rara, erano patologie generali che si possono incontrare. E sono andato a finire in un CERT, quindi non c'entra niente poi l'oggetto del concorso, perché se sei idoneo ti possono chiamare da altri servizi. E il razionale di fare un concorso generale per una ASL è quando ci sono molti posti da coprire, si cercano persone che hanno una preparazione a 360 gradi, per cui le domande possono essere su qualsiasi cosa, ma qualsiasi fino a un certo punto, nel senso che si tratta di aziende sanitarie pubbliche, per cui come minimo bisogna prepararsi riferendosi alle classificazioni diagnostiche che si usano in ambito pubblico, che sono o il DSM o l'ICD-10, quindi questi vanno saputi e sono la base il linguaggio di interscambio con tutte le altre categorie e sono i nomenclatori su cui sono modellati anche i nomenclatori delle prestazioni sanitarie ASL, quindi le diagnosi e tutta quella roba le fai con questi manuali qua e che vanno saputi. In generale nei concorsi non vengono richieste, non vengono, richieste singole teorie o approcci teorici specifici, proprio perché tu devi avere una conoscenza a 360 gradi e devi saper integrare, perché il lavoro nei servizi pubblici è un lavoro di forte integrazione, dove un elemento fondamentale è la conoscenza dei protocolli. Se vado a lavorare e faccio un concorso per disturbi alimentari, io devo conoscere a menadito le linee guida per la riabilitazione nutrizionale, mentre magari mi servirà un po' meno la teoria psicanalitica, per dirne una, o qualsiasi altra cosa. Se vado a lavorare nel gioco d'azzardo o in un CERT, le linee guida del ministero parlano di approccio di tecniche cognitivo-comportamentali e di tecniche sistemiche per prendere in carico la famiglia, dovrò sapere questo. Quindi la preparazione e i concorsi generalmente, per quello che ho visto io, vanno a misurare e si riescono a superare sulla base di un accumulo di conoscenze e di competenze che una persona si costruisce nel tempo svolgendo la professione in svariati ambiti e il concorso va a misurare questa capacità e va a misurare anche la capacità di sintesi, nel senso che la lunghezza delle risposte
deve essere di mezza paginetta, quindi non immaginiamoci trattati, immaginiamoci che tu devi vedere il caso clinico o la domanda in prosa e devi saper fare sintesi rispondendo e mettendo insieme, integrando l'universo delle conoscenze, il corpus delle conoscenze della professione. Chiaramente Quindi qui ecco. la domanda risposta multipla, quindi diciamo questa è la tua esperienza, Certo. però insomma il concetto è stiamo andando a fare un concorso per i consultori e non è detto che le domande siano solo su quello, ma chiaramente qualcosa su quello è molto probabile che ci sia, nessuno di noi sa quali saranno le domande, però in qualche modo diciamo il concetto è sicuramente la parte di valutazione. Con i manuali classici, diciamo, diagnostici, e poi come dire, il tentativo di allargare. È chiaro che come dire, il concorso è un po' una gara in qualche modo, no? Non è che uno non è come l'esame Certo. all'università che verificano se tu sai una cosa o non la sai, e poi ti mettono il voto. Cioè, il concorso è una gara con gli altri, e quindi di fatto cercano di individuare quelli che sono i migliori. I migliori sono quelli che tendenzialmente sanno di più. A proposito di risposte, un'altra domanda che ricorrentemente arriva è prevista la pubblicazione di una banca dati per prepararsi a sostenere la prova scritta? No, ovviamente no, in questo caso, e d'altra parte, diciamo, quelle banche dati in genere, non sempre, perché a volte vengono anche per le prime prove, vengono utilizzate per le prove preselettive, che generalmente peraltro sono prove di logica, per cui ci sono magari manuali con 3.000 domande di logica fatte nel corso degli anni, stratificate nel corso del tempo, e da lì vengono pescate. In questo caso, chiaramente non ci sono, cioè, non sono previsti e dubito che verranno messe a disposizione. Però, ripeto, questa domanda è proprio l'approccio, cioè non è come dire, una domanda, un concorso, non è un esame in cui io so le risposte, come l'esame della patente, ho le risposte, le imparo e quindi poi è dentro o fuori. Cioè loro cercano proprio di trovare i soggetti migliori, quindi è chiaro che non è, diciamo, non avrebbe senso distribuire, che ne so, Delle 500 batterie di domande. test, E sì. quello vince chi ha più memoria, più capacità di ricordare, insomma, non è quello, credo, quello che cerca di individuare un concorso, ecco. Ok, e invece un'altra domanda chiede: è prevista una formula di tutela ad hoc per coloro che si trovano nelle condizioni di isolamento o quarantena o che per limitazioni alla mobilità non potranno partecipare al concorso? Allora, la risposta pure in questo caso è no, nel senso che è proprio esplicitato sempre nel bando, quindi anche lì io vedo che molte domande che arrivano, ma le risposte sono presenti nel bando, e questo è un altro elemento. Insomma, se voglio fare il dirigente dentro una struttura pubblica o qualunque luogo sia, cioè io leggere lo devo leggere bene il bando, devo capire bene quello che ci sta scritto dentro. Allora, è proprio esplicitato che non importa il motivo per cui tu non ti presenti, comunque diciamo chi non si presenta alla prova è rinunciatario e quindi di fatto non viene considerato. Chiaramente siamo in un periodo particolare, ma come dire, nella casistica generale è chiaro che chi fa il concorso, cioè prima di andare a fare il concorso, se può, perché è chiaro che non è detto che tutti possano, però cerca di tutelarsi. Che ne so, magari non lo so se tu facevi qualcosa, Federico. Non prendi la bicicletta, Sì, non, cioè non so se, però diciamo sì. questo è un po' il concetto. No, io i giorni, sapendo le date dei concorsi con qualche settimana di anticipo, cioè, io stavo attento a tutto perché sapevo che il mio obiettivo era arrivare vivo e in salute e bello lucido il giorno della prova, perché è importante la prova del concorso, cioè ti puoi giocare la vita, no? Per cui, ma veramente. Evitavo di andare in macchina per quanto possibile, non andavo in bicicletta, cercavo di andare sempre a piedi, non uscivo a correre, evitavo di fare sport, mi stavo chiuso in casa tranquillo, ritmi regolari, mangiare regolare, perché tu devi arrivare lì bello in salute. Bere acqua Quindi, e mangiare tanta frutta. no, adesso cioè, sembra, però questo è il backstage dei concorsi, io almeno ho sempre fatto così. E questo mi è sempre servito per andare lì tranquillo, Performare al sereno meglio. e performare al meglio. Questo come indicazioni generali, pandemia o non pandemia. E a Poi proposito. la questione Perdonami. no, quella della mobilità. Allora, qui in tempo di pandemia, l'unica cosa che ti può bloccare a casa
è se sei quarantenato o isolato per provvedimento medico, ma la mobilità poi è sempre garantita. Cioè, se io devo partire da Padova per andare a fare un concorso a Roma, cioè, ma sfido chiunque a fermarmi. Mi autocertifico che sto andando a fare un concorso, c'ho la lettera di convocazione, non è che mi blocca l'esercito, ecco. Ok, a proposito di salute, in che modo verrà tutelato il diritto alla salute dei partecipanti alle prove concorsuali? E qui la risposta, diciamo, anche qui è dentro il bando, in cui si fa proprio riferimento al fatto che verranno attivate tutte quante le misure necessarie per garantire il distanziamento, la sicurezza dei candidati, ci saranno vari metri di distanza all'interno della sala tra i banchi dove siederanno i candidati, immagino anche le file fuori verranno fatte a distanza, insomma, diciamo, lì c'è un responsabile della sicurezza del concorso, e quindi verrà fatto in modo che si tuteli tutto questo. Sì, quindi è tutto scritto chiaramente, in effetti, dentro il bando stesso, come anche la prossima. Nelle risposte alle domande che poi metteremo a valle di questo video è riportato in modo più dettagliato, ma insomma, ripeto, sta nel bando. Sì, come anche la domanda ricorrente che ci giunge, questa: che punteggio è richiesto per il superamento della prova scritta? 21 trentesimi, anche qui ci sta scritto, sempre nel bando. E l'altra questione è: siccome nella prova preselettiva chi ha letto il bando ha visto che c'è un punteggio di domande, c'è un numero di domande previste, e il punteggio di domande, quanto viene assegnato alla domanda corretta, quanto viene assegnato alla domanda omessa, quanto viene assegnato alla domanda sbagliata, ecco, questi elementi non sono presenti nel bando perché chiaramente è stata una modifica, potrebbero essere pubblicati sul sito dell'ASL, che fa come dire fede, quindi ogni tanto controllarlo il sito, perché appunto è il luogo dove vengono date anche questo tipo di comunicazione. Dopodiché sicuramente verranno dette, immagino, prima della prova, e comunque, diciamo, avranno validità il fatto che chi prima della prova, se si dice saranno 50 domande, il punteggio è 0,5 per queste sono le informazioni. Dopodiché è chiaro che capisco che saperlo un po' prima magari ti fa avere un po' un'idea della strategia che puoi ottenere, però insomma, diciamo, tutto sommato diciamo, non mi sembra la cosa rilevante in assoluto. Cioè, uno studia, poi va lì e, come dire, la strategia la vedi lì per lì. Ok, ultima domanda che è giunta ricorrentemente tra la decina, insomma, che sono state selezionate: qual è la posizione dell'ordine rispetto ai concorsi che potrebbero essere, rispetto, perdonatemi, ai ricorsi che potrebbero essere presentati da coloro che in isolamento o quarantena non potranno prendere parte al concorso? Allora, qui c'è un tema che è ricorrente e che ogni tanto, diciamo, mi trovo a ripetere. E l'ordine in questo caso non ha alcun titolo ad agire all'interno dei ricorsi. Perché? Perché il giudice, quando valuta il soggetto che porta la sua attenzione alla causa, la prima cosa che fa è verifica se c'è un legittimo interesse. Quindi, se il soggetto è titolato in quella circostanza e ha un interesse legittimo, perché anche se ci fosse una scorrettezza, un errore procedurale, eccetera eccetera, un soggetto esterno che non ha interesse in quella situazione lì non lo può segnalare chiedendo al giudice giustizia. Cerco di spiegarlo proprio in termini semplici, e quindi il tema della carenza di interesse sarebbe la prima cosa che il giudice farebbe valere. Perché? Perché l'ordine interviene nel momento in cui la diatriba colpisce la categoria professionale. Per esempio, un concorso per direttore generale o direttore sanitario che prevede l'inclusione solo dei medici e quindi l'esclusione degli psicologi. Allora, in quel caso l'ordine può intervenire perché sono esclusi ed è esclusa la categoria professionale. Quindi, anche se poi il ricorso, diciamo, lo fa la singola persona che vuole partecipare a quel bando, e l'ordine può intervenire perché lì è vessata in qualche modo, comunque penalizzata la categoria. Ma quando il problema è tra due colleghi, cioè tra due iscritti, il giudice la prima cosa che fa valere è la carenza di interesse, perché dice: voi non avete un interesse a tutelare la psicologia o la categoria professionale. Qui state entrando nel merito di una diatriba tra uno psicologo che è stato escluso e uno che invece è stato incluso.
Questa è una questione che deve far valere il soggetto che è stato escluso. Anche questa domanda, cioè questo è un tema, io sono un po' pignolo forse sugli aspetti, diciamo, di natura giuridica, però questo è un elemento proprio di base della natura del diritto, che anche qui, cioè, se si fa un concorso per diventare dirigente della pubblica amministrazione, ma queste cose sono proprio la base, cioè bisogna comprendere questi, come dire, questi elementi qui, perché altrimenti, diciamo, è impropria la partecipazione ed è impropria la richiesta che viene fatta all'ordine. Poi, con tutto il rispetto, diciamo, per chi le fa queste domande, perché non è che, per carità, non voglio, però voglio dire, comunque, diciamo, è proprio molto lineare, e siccome non è la prima volta in cui ci chiedono di intervenire, ecco, la risposta è questo, e vale per il concorso, ma vale per qualunque altra diatriba all'interno di graduatorie, diciamo, questioni tra psicologi, tra colleghi. Certo, e come detto, ovviamente il video è accompagnato da un documento che va ulteriormente ad articolare, oltre a quest'ultimo quesito, insomma, anche a tutti gli altri che abbiamo percorso, anche con eventuali riferimenti normativi e quant'altro. Quindi ringraziamo Federico Conte e Federico Zanon per tutte le informazioni, credo, insomma, abbiamo fatto chiarezza su diversi aspetti, e qualsiasi altra cosa ovviamente potrete contattare l'ordine, però insomma il quadro rispetto alla gran parte delle questioni credo sia chiarificato. Lascio parola in chiusura ai due colleghi. Sì, ho visto che voleva dire qualcosa forse. Ma solo una piccola nota sulla questione dei concorsi. Io, avendo dei ricorsi ai concorsi, io avendo partecipato a tanti concorsi, in alcuni casi mi sono trovato a volte vittima di ricorsi, a volte ad agirli in prima persona. Allora, prima di arrivare al ricorso davanti a un giudice, bisogna sempre ricorrere alla negoziazione con l'ASL, all'autotutela. Quando ci sono state questioni all'interno di un concorso, la prima cosa è sapere la normativa, cioè come si svolge un concorso, perché se succede un'irregolarità durante le prove, semplicemente basta alzare la mano, segnalarlo ai commissari, e 9 volte su 10 i commissari hanno tutto l'interesse a regolarizzare, per cui mettono a verbale la notazione e correggono la procedura. E io ho visto decine di situazioni del genere. Anzi, tante volte sono i commissari che step per step dicono: c'è qualcuno che è contrario a se facciamo così, c'è qualcuno che è contrario se facciamo entrare il collega lievemente in ritardo, c'è qualcuno contrario a estrarre le buste così piuttosto che cos'ha. Quindi la procedura viene controllata man mano. Ma il secondo step è, eventualmente, se vediamo una roba macroscopica, una PEC in autotutela alla direzione generale, per dire: guardate, ho partecipato a questo concorso, mi sembra che sta cosa qua non sia del tutto regolare, in modo che l'azienda possa in autotutela correggere in itinere. Il ricorso è veramente l'ultima spiaggia. E io, per l'esperienza che ho, quando ho visto dei colleghi fare cose tipo direttamente il ricorso in sede giudiziaria piuttosto che la segnalazione all'ANAC e cose del genere, poi a volte addirittura con lettere anonime, cose veramente deprecabili, questo è tafazziano, perché fa perdere opportunità a tutti. Il concorso è un'opportunità per la nostra categoria professionale e per i singoli. Nel momento in cui ci si mette col bastone in mezzo alle ruote, più o meno a ragione, si corre il rischio di bloccare delle assunzioni per 1 anno e mezzo, 2 anni, perché questi sono i tempi poi di definizione. Per cui mettersi una mano sulla coscienza e fare veramente ricorso solo se davvero ci sono delle macroscopiche e reali violazioni, ma cercare di correggerle prima in itinere, e soprattutto evitare di approcciarsi al concorso in modo guardingo, perché guardate, nessuno nei concorsi c'ha interesse a imbrogliare, a far casino, a creare legittimità. Veramente non c'è un interesse a creare illegittimità nei concorsi. C'è più interesse che il concorso scorra liscio e selezioni le teste migliori che andranno a far parte della dirigenza sanitaria. Per cui, ecco, evitare di approcciarsi in modo troppo, attento a questo,
anche a scapito della propria preparazione, secondo me è il miglior augurio. Cioè, arrivare preparati è come il miglior auspicio per superare, ecco. Bene, Bocca al lupo a Federico. tutti. Io pure semplicemente, insomma, mi accodo a quello che diceva Federico Zanon. Ci abbiamo lavorato, insomma, per anni a questi concorsi, siamo riusciti a ottenerli. Io a luglio sono andato a parlare con l'assessore D'Amato, che ringrazio perché diciamo, è stato poi anche lui a spingere per a riuscire ad arrivare a questo concorso. E quindi, insomma, a questo punto io non mi resta neanche meno che fare in bocca al lupo e appunto diciamo, augurare che tutto proceda liscio, insomma, e che la classe dirigente degli psicologi della Regione Lazio si rinnovi di fatto perché il sistema sanitario ne ha bisogno, ne hanno bisogno i cittadini e, come dire, ne abbiamo tutti quanti bisogno, ecco. Bene, grazie allora, in bocca al lupo. Grazie a Grazie a Federico voi. Zanone, che ho coinvolto in questa chiacchierata, insomma, però mi sembrava utile. Certo. Ha schiappato al volo. Io non ho esperienze di concorso, lui sì, è il vincitore, il più grande vincitore che conosco di graduatorie, quindi insomma, grazie. A voi, a voi. Buona serata.